Vediamo quanto siete preparati sulla guida sicura. Che cosa indica questo segnale stradale? Spinazzola che scivola sulla fascia. Indica un tratto di strada su cui fare attenzione perché può diventare scivoloso. Risposta corretta. Abbiamo appena finito un corso di guida sicura. In uno dei centri dove i clienti Sara Assicurazioni hanno sconto. Cristante, un vero esperto di sicurezza deve conoscere le regole per tutti i mezzi di trasporto. In bicicletta, è obbligatorio il casco? In Italia no, ma è raccomandato. Sì, è fondamentale per limitare i danni. In bicicletta anche cadute a bassa velocità possono provocare gravi conseguenze. E in scooter? Il casco deve portarlo solo il conducente? In scooter c'è l'obbligo anche per il passeggero. Ottimo! Proteggersi conviene. Ora parliamo di monopattino. Quando è necessario mettere il giubbotto retroriflettente? Un'ora dopo il tramonto, nei momenti di buio o quando la visibilità è scarsa. Corretto. Ora però le domande finali. Se sbagliate, in allenamento vi aspettano il doppio dei giri di campo. Due monopattini. Possono circolare affiancati? No, solo in fila indiana. E mai sui marciapiedi. Bravi, risposte corrette. Ora una domanda più tecnica. Tipo il mister? Pellegrini, in caso di pioggia o di precipitazioni atmosferiche, qual è la velocità massima da tenere in autostrada? 110 km orari. Risposta esatta. Con Sara Assicurazioni, in strada e in campo vincono le regole. Con Sara Assicurazioni proteggersi conviene. Vai su sara.it.